progetto che nasce con l'idea di far conoscere e sperimentare il fascino e il valore dei libri accessibili. Quindi di tutti quei libri che adottano accorgimenti particolari, unione di codici, accorgimenti sintattici, tipografici, eccetera, che consentono anche a bambini e ragazzi con disabilità di leggere e di condividere l'esperienza della lettura con i loro compagni. L'abbiamo chiamato Vietato non sfogliare in omaggio al Vietato non toccare di Munari, proprio perché desideriamo che i bambini sviluppino la creatività attraverso questi volumi e mettano davvero le mani in pasta, tocchino questi libri, li sfoglino, perché possano davvero capire quanto possano essere arricchenti per chiunque. Vietato non sfogliare è nato nel 2011, è nato inizialmente come un database di recensioni di libri, un database che a tutt'oggi esiste e conta circa 1000 libri recensiti. L'idea era recensire e analizzare tutti i libri accessibili che vengono pubblicati in Italia per agevolare i genitori, gli insegnanti, i bibliotecari nel reperimento delle risorse più adatte alle esigenze di ogni singolo bambino. Insieme al database è nata una mostra, una piccola mostra itinerante che da 11 anni ha girato davvero moltissime biblioteche, festival letterari, scuole, comuni, incontrando decine di migliaia di bambini e a un certo punto ci siamo detti che sarebbe stato proprio bello avere a Torino un punto di riferimento in cui questi libri potessero essere sperimentati, consultati, letti, un punto di riferimento in cui anche gli insegnanti, i genitori, gli operatori potessero ricevere orientamento, formazione, ed è così che è nato il centro di documentazione e ricerca sul libro accessibile Vietato non sfogliare, dove vi trovate. Negli ultimi anni il mondo editoriale si è mosso tanto, sono cambiate tante cose e sono nate tante risorse diverse che rispondono a bisogni differenti. Noi qui esponiamo diversi tipi di libri, in particolare libri tattili, libri in lingua dei segni, libri in simboli ad alta leggibilità, libri senza parole, libri gioco, e li presentiamo ai bambini come libri che offrono possibilità di leggere diverse. I libri tattili non sono libri solo per bambini ciechi, i libri in simboli non sono solo libri per bambini che hanno difficoltà comunicative. Tutti possono trovare una sorpresa, una possibilità nuova in questi volumi. Qua presso il centro di documentazione tutte le mattine le classi possono venire in visita. Abbiamo previsto delle attività per bambini dalla scuola dell'infanzia fino ai ragazzi delle scuole medie. Che cosa succede? Che a seconda dell'età vengono proposte dei laboratori, delle attività insomma più o meno complesse. In generale hanno l'occasione i bambini e i ragazzi di visitare l'esposizione, di fare diversi tipi di letture, quindi di sperimentare modi diversi di leggere. E poi ogni laboratorio che viene scelto dalla classe va un po' ad approfondire una specifica tipologia di libro accessibile, quindi si vanno per esempio a costruire dei libri tattili, si vanno a sperimentare delle modalità di invenzione di storie senza le parole, si costruiscono dei libri gioco e via dicendo. Diventa un modo per loro davvero di toccare con mano quanto possa essere bello leggere in tanti modi differenti. L'obiettivo principale era quello appunto dell'inclusione e dell'accessibilità, oppure anche alcuni bambini. Abbiamo lavorato anche nella consapevolezza di sé, quindi costruire appunto un progetto in cui erano liberi di esprimersi. È come se i libri in questo luogo particolare e magico, mi viene da dire, permettessero come un ponte levatoio di mettere in comunicazione mondi che magari altrimenti difficilmente entrerebbero in contatto tra di loro, quindi con le diverse lingue, con i diversi alfabeti. È un modo, diciamo, relazionale proprio di permettere l'incontro. Un
orizzonte proprio futuro, ma non troppo lontano, speriamo sia quello che ci consentirà di allargare il nostro patrimonio, allargando lo sguardo, più di quanto non abbiamo già fatto finora, alle risorse straniere, perché si tratta di un ambito editoriale talmente giovane, talmente in movimento, per cui vale davvero la pena buttare lo sguardo oltre Alpe e cercare delle buone pratiche da portare qui. E mentre invece sguardo proprio a lungo termine, speriamo a un certo punto che queste risorse siano così conosciute, così diffuse tra tutti i bambini, che questo possa diventare semplicemente un luogo in cui consultare i libri, che sono però oggetto di studio e di utilizzo per esempio scolastico in famiglia.